Enerix e Damiano è contro calcio. Senti che te dico meglio Ciro che Ronaldo. Se vuoi chiama noi per le news calcio mercato. Tattica by Ene sembra Sacchi più Cassano. Enerix. Buonasera, che palle, però. Buonasera, video pomeridiano. Pomeridiano. Sì, perché da oggi registriamo e mandiamo. Sì, registriamo e mandiamo. Bisogna parlare degli argomenti del giorno. Il giorno dopo freschi. Già sono vecchi. Sono anacronistici. Dai, argomenti freschi. Noi non siamo anacronistici, siamo persone che si basano su cose nuove. Siamo un progetto nuovo. Dobbiamo essere anacronistici. Non mi sembra il caso, caro Damiano. Quindi, no, tra le altre cose, sto pensando anche che le live sul calciomercato bisogna spostare al pomeriggio. Ragazzi, vabbè, tutto il pomeriggio. Lui la sera non vuole impegni, capito? Uno che deve lavorare, ma la sera non vuole impegni. Quindi stasera lei mi sta dicendo che non farà live. Lei stasera, stasera faremo la live. È chiaro che faremo la live stasera, però dalla prossima settimana vorrei spostare di pomeriggio, anche per abituare il nostro pubblico a che noi poi faremo live di pomeriggio. Sì, ragazzi, però noi faremo il calcio giocato è diverso. Inverno faremo vabbè, fai entrare, farli entrare, che già sono nervosi, sempre già sì, sono nervosi. Buonasera Cohen. Giustissimo quello che dice Faino. Giusto lavorare di pomeriggio e riposare la sera. Che è questa cosa? Ma che la sera, la sera bisogna riposare. Lasciamo spazio agli altri, ragazzi. Su la sera. C'è l'altro che si lamenta. C'avete Sky, c'avete Sport Italia. Ma cosa fa così? Dai. Ma si vergogni? Ma cosa fa così? Ciccione, lei ha montato un pensile alla cucina che ha comprato su TikTok. e poi si lamenta che non va. È chiaro, comprare le cose su TikTok. Assolutamente no. Io faccio lavorare le aziende italiane, soprattutto. Quanto ha pagato? Dai, lo dica. Quanti soldi ha pagato? Quanti soldi vuole fare la pubblicità alla sua azienda? Che ne so, vuole fare anche pubblicità all'azienda? Vuole i mobili di qualità, Pontina Arredamenti a Terracina. Ma è la sua azienda. Ciccione, no, non è la mia. Ma salutiamo Pontina Arredamenti, però sì, vabbè. Io avrei bisogno di qualcosa su cui poggiare il pinguino. No, lei ha bisogno di un altro appartamento, Enerix. Dovrebbe cambiare appartamento. Tra l'altro, ma comunque, andiamo avanti. Caro Damiano, perché oggi è arrivata l'ufficialità di quello che in realtà era uscito già ieri. Oggi è stato comunicato ufficialmente che i giocatori inglesi verranno considerati comunitari. Quindi Loftus Cheek, che è stato acquistato in questa sessione, probabilmente il russo, scusatemi, Uzunodoi, che comprerà la Lazio, forse verrà considerato comunitario, quindi i vari Smalling, Tomori, eccetera. Tutti questi giocatori sono comunitari con effetto immediato, quindi anche quelli acquistati prima valgono come comunitari. Non so se siete d'accordo, io penso sia inevitabile essere d'accordo, dai. No, ma la lentezza di chi comanda e governa il nostro calcio. Per quale motivo fino a oggi il signor Gravina, tutti i membri della FIGC, della Lega Serie A, anche del CONI non l'hanno fatto? Per quale motivo la Svizzera sì e l'Inghilterra no? Questa è una cosa che andava fatta nello stesso momento in cui è stata fatta per gli svizzeri. Cosa ride, Ciccione? No, perché in mezzo c'è stata la Brexit, che onestamente... Sì, ma tre anni fa, Ciccione. Ma tre anni fa, Ciccione. No, più. È che ha capito. È che ha capito. Tre anni fa è successo. Prego, Cohen, c'ha il ditino. E c'ha la maglia del Venezia oggi. Di chi è quella maglia? Vogliamo fare un altro sponsor a Kappa, facciamo un altro sponsor a Kappa, se Kappa vuole finanziare. Ma basta, ma fa schifo Kappa, è il peggior marchio che ma sia mai esistito. Ma non è vero, dai, ma non è vero, Kappa, ma non è vero. Ha fatto delle maglie del Venezia, sono bellissime. Sì, Venezia, posso, allora, nella giustizia, secondo me c'è un'ingiustizia in questa cosa qua. Ma è un paradosso, è uno simoro. Eh no, perché si cambiano le cose... È il gioco di parole, che cos'è Cohen? È uno simoro, è uno simoro. Si cambiano le cose in corso d'opera, io penso ad un club che magari ha programmato in 2 mesi di calciomercato, magari prendendo un giocatore piuttosto che un extracomunitario, pagandolo magari di più perché non avrebbe potuto tesserare un extracomunitario, e oggi gli cambiano la legge in corso. Guarda che è un tema importante, perché se fosse arrivata prima questa cosa, quindi possiamo dire che non facciamo un cazzo perché chi ha programmato facciamolo prima del mercato, ma facciamolo prima del mercato, quello che dice non facciamo nulla. Sia serio, sia non faccia sempre il burlone, sia serio. Facciamolo a bocce ferme, facciamolo a calcio mercato. Ma è finito, perdona. Ma il Milan avrebbe preso Taremi, Ciccione, se ci fosse stata questa regola, il Milan avrebbe preso Taremi. Guarda che Taremi sta ancora lì, lo può ancora prendere. Sì, il Milan, ma ha preso Okafor. Io sto parlando in generale. No, no, ma diciamolo che è una mossa fatta da Lotito per permettersi di comprare il russo e Uzunodoi. È una mossa fatta da Lotito che non c'ha manco un calciatore inglese. Ma lei è un cretino. Ma li sta comprando. Ma che sta comprando? Lei è un cretino. Ma lei, cioè, qui c'è una narrazione dei fatti che è distorta, perché è la FIGC che chiede al CONI questa deroga.
in FIGC c'è Gravina, che è forse è uno dei migliori nemici. Sì, mo Gravina è il nemico di Lotito, dai. Assolutamente. Non è una cosa nuova questa, Enerix. Ha porto la Salernitana per 10 milioni di euro, vedi un po' se è amico. Quindi, da sta narrazione è assurda quella che fa Enerix. È una regola. La legge sia giusta, io sono d'accordo con voi che sia giusto. Io dubito proprio sulla giusta, che sia giusta, però il fatto che l'hanno fatto a me. Come, scusa, ci sono gli svizzeri, non possono esserci gli inglesi? Gli inglesi, no, perché ci dovrebbero essere nessuno, né gli svizzeri né gli inglesi? Comunità europea, per quale motivo? Perché la comunità europea vale per i cittadini della comunità europea. Chi non sono cittadini della comunità europea, si sì, ma non sono extracomunitari, ciccione. Cioè, dai, perché non sono extracomunitari? Perdone, gli extracomunitari sono quelli fuori dalla comunità europea, non so quelli fuori da un altro, come si dice, mi altro sembra che volendo tu in Inghilterra con un permesso di lavoro possa andare con la carta d'identità, neanche ti serve il passaporto. Ma quello dipende dagli accordi che ci sono tra le varie nazioni. Anche mi sembra che gli italiani possano andare anche in Cipro, entri con la carta d'identità. Chiaro. Anche in Albania entri con la carta d'identità senza cosa. E quelli sono accordi tra stati. Per me la comunità europea è una cosa seria. Loro sono usciti, io non avrei fatto più rientrare, onestamente. Ma secondo voi il calcio facciamo tutta questa storia? Non è che sono rientrati, Ciccione, non è che adesso sono rientrati in Inghilterra. Però è un vantaggio che noi diamo ai giocatori comunità, ai giocatori inglesi e ai giocatori. Vabbè, lei sta cercando di sputare sui calciatori inglesi. Dai, lo dica. No, lei non vuole calciatori inglesi in Serie A. No, io credo che la comunità europea è una cosa seria, è una cosa seria. Detto il contrario, qui nessuno ha detto il contrario. Se facciamo per il calcio, deve valere anche per quelli che vengono a pulire le strade, come con quelli che vengono a fare altri lavori. Vabbè, ma ci sono il calcio non deve avere, ovviamente, no, ci dissociamo da Luca Cohen, chiaramente. Per me il calcio non deve avere dei vantaggi rispetto ad altri tipi di mestieri. Stop. Vabbè, il populismo di Augusto Ciccione. No, per me è una cazzata, dal momento in cui, è vero, fai un discorso onesto su tutti quanti, dovrebbe essere permesso a tutti quanti, è successo nel calcio, chissà che non sia una apripista per le altre. Ma quando sente il populismo, cose. Guarda come vibra Faina Cohen. Cretino, ma che cosa vuol dire? Quando ma poi l'unica squadra, ma tu hai nominato, scusa, tu hai nominato Lotito, quando ad oggi l'unica squadra che ne può approfittare è il Milan. Ma non ne può approfittare, il Milan ha già comprato tutto. Non è vero. Devi dire che anche Lotito, recuperando Odoi, può beneficiare del. Ma non abbiamo preso, la Lazio non ha preso Hudson Odoi. Quindi l'unica società oggi che ha acquistato un calciatore inglese è il Milan con Loftus-Cheek. Però cambiano secondo voi le dinamiche di mercato con questo? Il nostro rischio di non prendere né Taremi né Kamada, oggi ci va bene questa legge. Sì, vabbè, chiaramente Kamada non è comunque nei piani del Milan. E tra l'altro possiamo fare... L'ha detto Milan News, sì. Che... No, è così, Cohen. Ma porti rispetto a Milan News. Ottimo giornale, ottimo apparato giornalistico. No, affidabilissimo, però non capisco come un minuto dopo... Ma Cohen è più affidabile Milan News o Matteo Moretto? No, non Matteo esiste. Moretto è Dio. Matteo Moretto quest'anno è Milanius e Gesù. Ragazzi, ma Matteo Moretto sta anticipando chiunque. Questa era una roba eretica che taglieremo nel video. Ma anticipato eresia. Anche Romano, ha anticipato chiunque quest'anno Matteo Moretto. È qualcosa di fuori di testa quest'anno. Sarà amico de Moncada. Chiaro, ma questo ragazzi, è un accusa che lancia lei. Accusa, ragazzi, scusate, ma se Moretto fino all'altro anno sul Milan era uno dei tanti e quest'anno è un top. Ma lei sarà uno Furlani. Dei tanti sulle sue squadre. Porti rispetto. Ragazzi, Moretto ha preso pure le due top. Ma oddio, bravo. Succede, ma succede a tutti, ragazzi. Succede a tutti. Con l'altra squadra l'ha presa, ragazzi. Succede a tutti. No, io ho una domanda per Luca. Luca, mi spieghi una roba, no? Magari tu che sei attento così ai giornalisti, insomma, agli organi di stampa. Per quale motivo? Secondo alcuni organi di stampa, anche opinionisti molto molto famosi, Reinders dovrebbe essere un acquisto top e Jibril Sow, come? Molto vicino. Jibril Sow, sicuro che si pronuncia così? E come cazzo si pronuncia? Ma tu sai parlare macchi italiano? Ah, io non so parlare italiano. Damiano Coccia Faina che mi dice che io non so parlare tu italiano. Chiaramente non sa parlare italiano. Una follia, vabbè. Detto questo, non era questo il punto? Disquisiremo dopo, caro Enerix, sul tuo italiano e sulla sveglia che ti ho regalato. Dovresti solamente che dirmi grazie. Ti ho cambiato la vita. E vorrei sapere da Luca Cohen per quale motivo Reinders dovrebbe essere... ripeto, secondo alcuni organi di stampa e opinionisti famosi, un acquisto top con
menziono solo alcune statistiche: 0 presenze in UEFA Champions League, 0 presenze in UEFA Europa League, 0 trofei vinti e ha giocato solo in un campionato oggettivamente non mi sembra top come quello olandese. E invece Jibril Sow sarebbe un acquisto da vedere, colui che ha vinto in Europa League ha più di 20 presenze in Champions League e più di 40 presenze in Europa League, tra le altre cose nel suo palmarès annovera anche 2 vittorie del campionato svizzero. Grazie Luca Cohen. Quello non era un campionato top, però il campionato svizzero lo citiamo. Però almeno l'ha vinto questo, però. Al di là di questo, prima di tutto vorrei sapere dove hai letto gli opinionisti che dicono che Reinders è top. L'opinionista non è Enerix, vorrei un opinionista che dice che porti rispetto a porti rispetto a Enerix. È un opinionista, è qui, è, mette la faccia, ma il punto è un opinionista. Lei si basa sul parere di Io non ho detto questo, lei mi sta di da un'opinione è un opinionista, cioè dovrebbe pure averne le competenze. E infatti credo di averlo dimostrato. A differenza sua che non sa un cazzo. Vabbè, è chiaro, per definizione opinionista è colui che dà opinioni. Reinders è un ottimo giocatore, lo vedrete col tempo. Voi incompetenti di merda, incompetenti di merda, incompetenti di merda, impazzisco, su Reinders impazzisco. Non mi dovete toccare Reinders, impazzisco. Sì, ma non era un'offesa a te, Enerix, era il fatto che non ci si può parlare. Non ci si può basare su Enerix che su Twitch. Ma ci sono tanti giornalisti che dicono che Reinders sia un ottimo giocatore. Io non li ho mai letti. Comunque, al di là di questo, So innanzitutto ha 2 anni in più di Enerix. Lei è un'ossessione. Lei è ossessionato da questo ragazzo. Ma poi è ignorante perché ne ha uno in più. Ne ha uno in più. È anche ignorante. Uno è 98, l'altro è 97. Studi. Ha un anno e mezzo. E quindi è per quello che sicuramente ha fatto più esperienza europea del olandese. Ora, al di là di questo, perché lei il paragone lo fa con Reinders e non lo fa con Frattesi che ha le stesse presenze? Non mi attacchi sulla... Lei sta prendendo questa mia provocazione come un attacco verso la sua squadra. Non è un attacco verso la sua squadra. Ha pescato no, un giocatore Certo, perché il Milan è la squadra più attiva sul calciomercato, quindi mi rifaccio a colei che sta dominando il mercato d'Italia. Frattesi che gode di quella narrazione che dice lei, perché dicono che essere un top, un miglioramento, eccetera, è stato pagato 15 milioni in più di Reinders, ha le stesse presenze europee. Perché non mi parla di Frattesi? Perché parla di Reinders? Vabbè, ma non mi ha risposto alla domanda. Continua a dribblare la mia domanda. Lei. Io capisco. Ma non è vero, è la base che manca. Nessuno lo descrive come top. Nessuno. Ma però tu non puoi essere paragonato a Reinders. Perché solo ti paragonare all'Ops to Chic? Perché Reinders tecnicamente prende il ruolo di Bennasseri infortunato. È più un organizzatore. Per caratteristiche è un frangiflutti, un giocatore molto più fisico che alla Lazio mancava per caratteristiche, mentre il Milan già ce l'aveva perché ha preso l'Off to Chic. Sì. Quindi da quel punto di vista, se tu paragoni un ruolo per un altro, secondo me è sbagliato. A parte Ago, secondo me i paragoni non servono mai a nulla. Questi sono i classici giochetti da Twitter di Faina che oggettivamente servono a poco. Però il discorso è che poi bisogna entrare nel merito. Poi, no, è così. Bisogna entrare nel merito. Ride, un cretino che ride alle una battuta stupida di uno stolto. Perché... Ma no! Ma non viene Erics, fa battute stupide. Quando non va bene. Ragazzi, io gli voglio bene, già mi devo sorbire voi tutto il giorno sul gruppo, no? Al di là di questo, Enerix dice questa roba, poi tutto l'inverno abbiamo fatto i confronti se è più forte uno o l'altro. Vabbè, ma perché però andiamo avanti, però, Enerix, chiaro, no, uccidi il content e vai, andiamo avanti, dai. Sono diversi, no, sono però diversi. Cerchiamo di capire dove cazzo giocherà Jibril Sow l'anno prossimo nella Lazio, perché per me però è un giocatore che oggettivamente non ha giocato tanto in quel ruolo lì, ha fatto, se non sbaglio, su 200 e passa partite in carriera. Giocava a 2. Nella Svizzera, che giocava con 2 mediani, faceva il trequartista nel 4-2-3-1. Quindi, perché è un centrocampista... Allora, è un centrocampista box-to-box. Un centrocampista da una discreta, comunque, gamba, quindi è veloce. Riesce ad andare palla al piede. Ha anche una buona tecnica, è forte nell'ultimo passaggio. Io non so se forse mediano è un po' sprecato. Comunque, quando mi prendo...
Prego, no, io dicevo, la Lazio perde Milinkovic, secondo me qualcosa deve cambiare proprio nell'impostazione del gioco, quindi tu non puoi prendere Soe e metterlo al posto di Milinkovic e sono troppo diversi. No, ma universalmente la squadra sarebbe nettamente inferiore, sì, perché se cambi il ruolo per ruolo, secondo me devi cambiare proprio tipo di centrocampo, quindi devi mettere un giocatore più fisico davanti alla difesa e magari abbinare un'altra mezzala un po' più tecnica che riesca comunque a compensare alla mancanza magari di Milinkovic, ecco, perché se tu metti su, tu fai Cataldi su Luis Alberto, il centrocampo è nettamente più scarso. Sono abbastanza d'accordo. Prendo... No, Enerix taccia, perché adesso la so per umiliare. Quando io mi, quando io mi prendo dell'ignorante su qualcosa, mi vado a documentare e poi mi arrabbio. Perché? Perché le cito, Reinders è di luglio 98, mentre quest'altro qua so, è di... Ha un nome, non è quest'altro, ha un nome. Quindi hanno un anno e sette mesi di differenza, che sono praticamente due anni. E lei è un cretino. Ma non è vero, ma se uno è di febbraio! Ma se... No, 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 allora, lei non sa neanche la matematica, lei non sa neanche la matematica, perché se uno è di luglio, se uno è di luglio... No, 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 se uno è di luglio e l'altro è di... No, vabbè, questa è una capra, io non ci posso parlare. Oh, c'ho un anno e 5 mesi di differenza, che è più vicino a un anno che a due mesi. Ma se uno è di febbraio luglio non sono 7 mesi, ma come 7 mesi, sono 5 mesi febbraio luglio è da luglio a febbraio, cretino. No, da febbraio a luglio. Comunque è comunque un anno alla grafica, non mi rompa il cazzo, è un anno, non mi frega un cazzo. Ma un anno e sette mesi è più vicino a due. Dai, non me ne frega un cazzo, per me è un anno. Vabbè, però per un mese, però pure lei come non è che... Coine, mi perdoni, lei mi sta lì, appunto, mi sembra la Waterloo di Coine, la smetta, su. Comunque, comunque, ragazzi, c'è stata questa, anche quest'altra, diciamo, piccola diatriba in casa Lazio. Ma si sponga Sassuolo prima di cambiare argomento. Ma si sponga Sassuolo. Ma secondo me è un giocatore molto molto buono, che la Lazio è in procinto di prendere, speriamo che venga chiuso il prima possibile, che ha una certa esperienza europea che alla Lazio quest'anno potrebbe servire. Per me lo vedo un po' come regista, come mediano, come centrale lì, insomma, al posto di Cataldi. È più forte di Marco Santonio e Cataldi? Non lo so. Pure io so più forte. Vabbè, dai, qui apriamo sempre un capitolo qui inutile con Sciscione che va avanti da un anno, purtroppo. Porta avanti questa tua pessima battaglia, portala avanti, se vuoi, portala avanti. Una battaglia che i fatti mi danno ragione. Ma quali fatti? Marco Santonio ha fatto 3 partite, come fa a giudicarlo? E perché l'ha fatte 3? Indovina perché. Non lo so, evidentemente. Perché il miglior allenatore italiano ha detto che l'ha un po' giocato. Il miglior allenatore italiano. No, perché non può giocare. Evidentemente ha dato molte più garanzie a Danilo Cataldi quest'anno. Perché non è Beckenbauer. Non mi sembra che Vesino abbia fatto meglio di Marco Santonio in quel ruolo. Ma ha giocato Vesino, però. Evidentemente, perché serviva un giocatore molto più fisico ed è per quello che prende Sou. Ed è per quello che la Lazio prende Sou. Però dire che Marco Santonio è scarso è un'eresia calcistica. A me è stato detto chi è più forte. Io ho detto per me sono più forte in quel ruolo. Ma non è più forte rispetto a cosa? È più forte come calciatore, non in base al ruolo. No, però io invece se tu fai giocare a Messi, ma se tu fai giocare a Messi davanti la difesa, vedrai che non ti piace manco Messi. Che vuol dire? Scusami. Mi è stato detto in quel ruolo. Però io ti dico nella Lazio, dammi. No, io ti dico nella Lazio, vabbè, perché tu chiaro, lo compri nella è Lazio. Chiaro. No, io pensavo in generale. No, vi dico nella Lazio. Vi dico che secondo il mio piccolissimo punto di vista, alza nettamente il livello in quel ruolo della sicuramente Lazio. Fisico. È chiaro. Sicuramente fisico chiaro. Di sostanza. Secondo me ti crea un'alternativa, nettamente non sono convinto. Perché da Cataldi vedremo il campo. Danilo ha giocato benissimo quest'anno, vedremo il campo quello cosa dirà. Che ti dirò e pensa, io Marco Santonio lo terrei come ultimo a cambio, come sesto centrocampista, come mezzala, dando via
quegli altri Dusilci di Basic e Akpa. Basta con sto Basic. Akpa, sono d'accordo. Tra le altre, facciamo un in bocca al lupo ad Akpa, che è uscito infortunato ieri dalla... quando avete finito Tele Tevere, mi chiamate. È imbarazzante. No, sono d'accordo. Vabbè, era la prima, era... Tiene tu Mobara, era tutto a posto. Adesso sono d'accordo con Cohen, ma è giusta la battaglia. Anche perché... Ma sai la cosa che mi fa ridere, Cohen? Che noi stiamo parlando di Lazio nel giorno di Chukwueze, cioè noi oggi che Chukwueze arriva a Milano, che sceglie la maglietta numero 21, siamo costretti a parlare di Lazio. Una follia. Comunque io vorrei parlare col direttore sportivo del Villarreal, ragazzi, cioè vorrei parlare, guarda, vorrei proprio conoscere, vorrei capire. Ok, non è Furlani che è forte. Io immagino proprio una riunione al Villarreal dove dico: ragazzi, serve rinforzare la difesa. E lui esce così. Ma l'hai vista la presentazione? Matteo Gabbia. L'hai vista la presentazione? No, ma al di là della presentazione, ragazzi, Gabbia sicuramente sarà... hanno messo in Gabbia. Sarà un elemento... Vabbè, bellissima una cosa del genere. No, è davvero, è l'unica cosa bella, insomma, di questa qua. Però poi qualcuno mi spiegherà, il mago Furlani... Ti posso chiedere un nome di un difensore centrale prendibile gratis, giovane? Un Titi. Giovane. Vabbè, quanti anni c'ha con TT? 26, non è che è vecchio un TT, un TT non è che è vecchio, non è che c'ha 38 anni un TT, ce n'avrà 31. Ce n'ha 30. C'ha 29 anni. Ho capito, non è che è vecchio. Facendo una trattativa col Milan, potevi chiedere qualcos'altro, onestamente. Sì, no, chiaro, assolutamente, però vabbè, andiamo avanti. Me... Detto questo, c'è stata questa piccola diatriba. Ma non è difficile, diatriba, D-I-A-T-R-I-B-A, diatriba. Ma non riesce mai a dirlo. Scusa, c'è un problema con la L oggi? Vabbè, insomma... Cioè, come no? Diatriba. Con la L che aggiungo, imbecille. Okay. Cretino. Che aggiungo io, non hai capito? Alla fine l'ho messa, non ce diatribla. Va. Diatriba. Invece ho messo diatribla. Detto questo, che dovrebbe essere rientrata, in quanto a me riferiscono Luis Alberto abbia firmato il rinnovo del contratto dopo, insomma, i mal di pancia di ieri sera, secondo me, giustificati, perché Lodito gli ha promesso questo, cioè, dopo la storia rinnovo è arrivato di contratto. Rinnovo. Oggi dovrebbe essere, oggi dovrebbe aver firmato. Ma è proprio Tele Tevere. Sì, è Tele Tevere, è Tele Tevere. Vabbè, ragazzi, questo è l'argomento del giorno. Luca, ragazzi, Cohen, però, di Mbappé se va a parlare perché Augusto gli va bene. E De Luis Alberto gli va bene perché Luca però va bene. Per bisognerebbe dimmi, parlare della Roma con Dybala. Vuoi parlare di... No, non c'è nulla, l'ho detto stamattina. Non nulla parlo, tra Dybala non c'è Inter, nulla, non c'è nulla. Dybala sta rinnovando con la Roma. Di quello che sa ad oggi non c'è nulla. Grassani dice qualcos'altro? Stasera lo scelgono. Ieri Grassani ha detto, lo ricordiamo, ha detto che c'è un cavillo per la quale Mbappé si può liberare, ricordiamolo. Il vero Grassani, pensavo l'avvocato. Vero Grassani, ha detto questo. Sta accusando l'avvocato di essere un fake. No, io semplicemente ho detto che il vero Grassani su TV Play, che salutiamo gli amici di TV Play, che ha detto che c'è un cavillo per la quale Mbappé potrebbe liberarsi. Poi vediamo. Comunque, Luis Alberto sembra rientrato, ci aveva ragione, perché l'ho detto, dopo un mese ancora non pagava le commissioni, così hanno... Ma perché ci aveva ragione? C'ha ragione, scusa, c'ho un accordo con te. Scusa, perdonami, Sciscio, tu mi devi vendere la macchina a me. Mi dici, sì, ti preoccupa, tutto a posto, te la vendo 10.000 euro la macchina mia. Dopo un mese, ancora di anno all'aggio a far passaggi di proprietà, hai rotto il cazzo, scusa o no? Perdonami, c'hai ragione, ti metti a scrivere su Instagram come i ragazzini? Ha portato i suoi frutti. Però perdonami, cioè... Scusa, Sciscio... Ma no. Non è un comportamento, secondo me, plausibile per un professionista. E su questo ne possiamo discutere. Hai ragione, ho torto a me mettere, però quello... E come ti interessa? Quello è il punto. Poi, no, perdonami, però non lo puoi mettere su Instagram. Scusa, Augu, è opinabile. No, a me la comunicazione social piace molto, a te magari non piace. No, però se è discutibile. Di milioni di euro la comunicazione social, c'hai i tempi che trovano. Ma poi quello che te pare. Ti fai scrivere un messaggio, perché poi gliel'hanno scritto, perché... E che ne sai? Ma porta rispetto. Dai, cessa di essere una virtù. Beh, perché che è? Pensa italiano, benissimo, bellissimo. Posta che è troppo bene. E che vuol dire? Scusi. Un messaggio. Ma lei...
Ma lei sta mettendo in dubbio le qualità linguistiche di Luis Alberto. Lei si deve vergognare, Ciccione. Io spero che la citi in giudizio, Luis Alberto. La deve citare in giudizio. Io secondo me è evidente che sia stato aiutato nella scrittura, che non c'è nulla di male. Ma lei dovrebbe essere aiutata a parlare, prego. Andiamo avanti con l'altro sbozzo. No, però ti fa capire che poi secondo me c'è un po' di puerilità nel comportamento di Luis Alberto. Questo. Vabbè, su questo ci può anche stare. È opinabile. È legittimo. Allora, in realtà siamo a 25 minuti di video, Dami. Io farei proprio un piccolo excursus su una cosa che era già uscita e poi chiudiamo, perché costa 4 capre e il tempo purtroppo vola. E è uscito ufficialmente il tabellone della Serie A. Siamo 4, quindi ci stai pure. Sì, sì, infatti sono compreso. No, sono compreso tra le camere, sono onesto intellettualmente. E, dicevo, sono usciti i tabelloni della Coppa Italia: Lazio, Roma, Juventus e Napoli a destra, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan a sinistra. Si potrebbe parlare della rivoluzione che si potrebbe fare sul format. Quanto sarebbe più bello vedere il Napoli, l'Inter, la Roma, la Juve partire due gradini più in basso, insieme a Pisa, Frosinone, Sudtirol. Per me sarebbe molto più bello e molto divertente. Anche secondo me. Però non lo so voi che pensate. Questa è il tabellone. No, questo qua era sempre detto io da anni, che sarebbe bellissimo giocare come la Coppa di Lega inglese, o la FA Cup, scusami. E quindi di conseguenza fare questo che stavi dicendo proprio tu, quindi sarebbe bello che la Lazio, la Juventus, la Roma, insomma tutte le grandi squadre italiane potessero andare a giocare negli stadi tra virgolette dove non ci potrebbero mai capitare normalmente, sì. Però continuiamo con questo format. Prego. Io vorrei che mi rimettessi subito il tabellone. Ok, prego. Tu pensa, no? Quanto è fesso Faina? Perché se la Fiorentina avesse vinto la Coppa Italia, il tabellone sarebbe completamente stravolto. E per una volta avrebbe sorriso la Lazio, perché la Lazio sarebbe, credo, andata dall'altra parte, perché la Fiorentina e poi l'Inter scalava nella parte della Lazio. Per il semplice motivo che poi l'Inter... Ma lei sta facendo delle supposizioni inutili. No, perché non è stato sorteggiato. Lei sta facendo delle supposizioni totalmente inutili. No, è una supposizione. E quindi la Lazio è costretta a affrontare la Roma ai quarti e vabbè. Non è questo il problema. Una tra Juve e Napoli in semifinale. Speriamo, insomma. Mentre se vai a vedere il calendario dall'altra parte sembra veramente... A me sembra più o meno equilibrato, ragazzi, ma adesso ma a parte tutto... Ma dove è equilibrato? C'è la Juventus e il Napoli, campione. Vabbè, ma a livello di posizioni di classifica quinto, siamo lì, terzo, perdonami. Ma la Juve è la settima, dall'altra parte tu hai Inter... La Juve è arrivata, perdonami, la Juve è arrivata quarta, poi... settima è arrivata. No, però, attenzione, è arrivata quarta, poi hanno scalato a settima. Però è quarta. Poi c'hai la Roma che è arrivata quinta, che chi non possessa, una cosa del genere. Sì. Poi c'è la Lazio seconda e il Napoli primo. Dall'altra parte c'hai l'Inter terzo, che però ha vinto la Coppa Italia. C'è la Fiorentina che è arrivata ottava, l'Atalanta che è arrivata quinta, però è arrivata sesta. E il Milan che è arrivato quarto, che poi è arrivato quinto. Cioè, c'è una sperequazione clamorosa. Tutto questo perché Faina ti fa Inter in Coppa Italia. Ma perché c'è Coin in primo piano? Non capisco. Perché ho visto perso un attimo tra i numeri di Ciccione. Stavo pensando a come potrebbe rivoluzionare il format della Coppa Italia, perché per come ora io la abolirei, fa proprio schifo la Coppa Italia. Però non solo con l'idea dell'FA Cup, secondo me sarebbe carino, poi è chiaro è da studiare, ora mi è venuto proprio in mente adesso, fare i gironi stile Champions League, che non sarà più così la Champions League, fare proprio i gironi mettendo le teste di serie, che sono quelle che sono in tabellone le picche, no? Dopo passa solo la prima e le prime vanno al turno successivo. Almeno sarebbe qualcosa di diverso, più chance di passare anche per le altre. Ste cazzo di gare secche, per me fa schifo la Coppa Italia. Ma fai schifo tu. Guarda, l'unica cosa che potrebbero fare è metterla come l'FA Cup e aboliste amichevoli estive che non contano niente e giocarti la Coppa Italia. Capito, sarebbe più interessante. Questo è SRC. Questo è l'unico senso che c'hai. Però vabbè. Vero. Poi fa. Comunque, però il problema della Coppa Italia è che tu vai giocare su determinati campi che devono avere dei requisiti, perché è chiaro. E poi gioca sui campi da patate. Vabbè, Enerix, siamo ai titoli di coda. Questo video 28. Uscirà alle 6. Noi ci vediamo alle ore 22 in live calciomercato. Solo calciomercato, dove... C'è Ciccione? Chi c'è stasera? Se vogliono, sì, se hanno impegni, non lo so. Sanno le chiamate, Ciccione? Potresti approfittarne per insultare qualcuno. Come sarebbe... ci sono le chiamate. Non la sapevi? No. Ah, ma questo... la gente può chiamarci in diretta sul numero di telefono. Metate il numero, voglio fare qualche scherzo. No, non diamo nulla, allora diamo nulla. Se vuole viene stasera. E tra l'altro, ragazzi, ho una sorpresa per lei, Damiano, perché stasera interverrà
in diretta per la prima volta da quando ha aperto il suo profilo l'avvocato Paolo Grassani. Chiudo così. Like, commento, campanellina. Ci vediamo stasera in live. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Enerix e Damiano è contro calcio. Senti che te dico, meglio Ciro che Ronaldo. Se vuoi chiama noi per le news calcio mercato. Tattica by Ene, sembra Sacchi più Cassano. Enerix e Damiano è contro calcio. Senti che te dico, meglio Ciro che Ronaldo.